Buongiorno e bentrovati, siamo qui ad Misiano, sopra Bolzano, come potete vedere, un angolo di paradiso. Siamo in compagnia di Fritz Del Lago, che è un grande imprenditore, e alla figlia che si chiama? Sofì. Sofì, perfetto. Fritz Del Lago è proprietario dell'hotel Schloss Hotel Korb, qui appunto a Misiano, un bellissimo 4 stelle superior, e anche produttore di vini, perché come potete vedere qui ci sono alcune bottiglie, e un produttore di vini che comunque commercia anche all'esterno. Allora, sono circa 2 anni che non ci vediamo perché c'è stata la pandemia, per cui diciamo l'attività è andata un po' a rilento rispetto agli altri anni. Com'è stata la riapertura? Quali sono state le motivazioni, anche la tipologia di cliente che è arrivato? Diciamo, noi abbiamo fatto un po' di difficoltà per iniziare, poi alla fine sono tutti ritornati i nostri clienti. Quelli degli altri anni. Sì. Voi la maggior parte avete clienti che provengono dalla Germania, dall'Austria? Germania, Austria, Svizzera, tutti i parti. Anche adesso finalmente hanno anche aperto l'aeroporto a Bolzano. Sì. Che vediamo cosa si combina. Certo. Ecco, voi adesso siete in fase di chiusura come hotel, perché comunque con novembre, diciamo, l'hotel dovrebbe chiudere e riaprire in primavera, no? Ecco, com'è andata la stagione nella sua sostanza? Allora, noi abbiamo fatto quest'anno, veramente, siamo stati partiti un po' in ritardo, il 4 di giugno, perché già, perché non si sapeva che il 25 di maggio si poteva già aprire. Poi noi siamo ritornati, avevamo fatto apertura e siamo stati sempre pieni. Ok, benissimo. Per cui diciamo tutto sommato è andata bene, no? Sì, dai, ecco, siamo perfetto. Contenti. Insomma, allora, Sofì si occupa del social media manager, no? Sì, diciamo, dell'hotel. Ecco, qual è la rispondenza da parte degli utenti su questi canali? Cioè, come rispondono esattamente? Molto bene, devo essere sincera. Vogliono ritornare alla tradizione, sulla tradizione e sui posti storici. Certo. Vediamo proprio anche che la giovanezza vuole venire a vedere questo posto meraviglioso. Certo. E quindi bisogna entrare anche in questo nuovo mercato. Certo. Per fare una promozione diversa. Benissimo. Per cui soprattutto Instagram e Facebook, no? Sì. Diciamo, sono i due canali. Sto anche provando un po' su LinkedIn, però dobbiamo un attimo vedere anche ancora un come po', sì, è un po' complicato. Diciamo, è più un mercato tra i vari. Ecco, aziende. Noi che siamo specialisti del settore, effettivamente puntiamo prevalentemente su questi due canali, e con WhatsApp abbiamo visto che comunque ci sono delle aperture di contatto notevoli. Ecco, avete visto un incremento tramite i social media dell'arrivo dell'utente? Che adesso forse ancora poco, però abbiamo visto ad agosto, soprattutto dove c'è stata l'estate, i giovani sono proprio venuti, anche hanno creato anche una nuova applicazione, hanno fatto tante anche qua attorno, ci hanno taggato, ci hanno fatto delle foto, delle video, e quindi siamo stati in un contatto diverso. Sì, certo, per cui vedono anche la realtà nel momento che sono fuori, che sono a casa, vedono che cosa accade qui all'interno della struttura. Fritz, parliamo un attimo dei vini, della cantina. Allora, qui ci sono c'è una produzione di vini che voi presentate, no? Sì. Non sono ovviamente solo quelli, e siete anche fornitori ufficiali, se non erro, di San Marino per le Olimpiadi, giusto? Sì. Io già faccio già da 12 anni, sì, e 4 volte faccio i vini per San Marino, sì, per gli Olimpici. Qui abbiamo il padre, abbiamo un Gewürztraminer, abbiamo il Pinot Grigio, abbiamo il Socoviano, e sono tutti contentati. Non potevo neanche assaggiarlo a Tokyo. Hanno tutto riportato, e di nuovo, però io lo commercio solo l'unico vino che c'è in Alto Adige o tutto in Italia, che sono io qua. Ecco, e c'è il vino. Certo, voi avete anche il Ginger Rose, che è un prodotto di questo vostro... nuovo. Diciamo. Il Ginger Rose è una cosa che abbiamo tante volte studiato. Abbiamo avuto delle buone cose, delle brutte cose. Adesso abbiamo
trovato la sensazione, la giusta alchimia, diciamo, sì, no? Di grandissimo, che ha solo 7% di alcol, la base è prosecco, zenzero e di rosa, certo, di turco. È molto buono, devo dire, molto delicato, sì. Soprattutto come aperitivo si beve bene, no? Si beve. Soprattutto le signore sono amanti. Le donne. Le signore sono amanti di questo delizioso vino. Bene, allora, noi ringraziamo Fritz Del Lago. Vuoi aggiungere qualcosa per quanto riguarda la tua produzione? No, io no. Io dico solo, noi siamo piccoli, noi facciamo questo, quella produzione che io sto facendo, faccio con alto livello. Certo, per cui la qualità soprattutto. Qualità. Altissima qualità. Solo qualità, ecco. Questo mi... Non puntate sui numeri soprattutto, no, ecco, questo è importante. Questo è importante. Benissimo, allora ringraziamo Fritz Del Lago, Sofì e anche Sissi che è qui sotto, il bellissimo cane di che razza? Alano? Alano, è un sì. Bellissimo alano nero che ci tiene compagnia qui, diciamo, nel castello, nello Schloss Hotel Korb, ed è, diciamo, colei che accoglie i numerosi clienti che vengono ogni anno a soggiornare in questa splendida struttura. Benissimo. Io vi ringrazio, una bellissima giornata, appunto, come potete vedere alle nostre spalle. È un paradiso, sullo sfondo la conca di Bolzano. Noi vi invitiamo per il prossimo anno a prenotare l'hotel Schloss Korb per poter venire anche ad assaggiare i vini della famiglia Del Lago. Buona giornata a tutti. Grazie.